partita che viene partita sempre di nuovo. Questa volta siamo anche in vantaggio 2-0 e poi alla fine più peggio per l'avversario. Può influire ancora una preparazione atletica abbastanza dura? No. Pensa sia più... No, perché comunque arrivare al quinto set significa che c'è una preparazione. Questa volta eravamo in vantaggio, l'altra volta eravamo in svantaggio, 2-1 per la squadra avversaria. Abbiamo comunque recuperato. Questo significa che non è un problema tanto di preparazione, ma molto probabilmente se si perde il tie break forse c'è quel pizzico di esperienza che la mia squadra lascia desiderare. Questa è una squadra con una media età di 22-23 anni, di conseguenza non sono abituati a giocare a questi livelli, molti non sono abituati, molti sono all'esordio per questo campionato di A2 e giocare in questo clima, giocare in questa bolgia non è facile per nessuno. Chiaramente dall'altra parte invece gente navigata come la Pinedo, come la Claude, vanno a nozze, cioè non gli creano problemi queste situazioni. Infatti si è visto che loro due hanno portato per mano la squadra e con la loro esperienza sia dalla prima linea e anche dalla seconda linea hanno fatto la differenza. Comunque un organico con la maggior parte delle ragazze nuove che con ogni anno deve amalgamarsi, però vedo comunque già un vecchio in questa squadra, molto affidabile. Sono molto contento di lavorare con queste ragazze perché giorno dopo giorno loro vogliono migliorare, è un piacere allenarle, è un piacere stare con loro tutti i giorni in palestra, di conseguenza dobbiamo migliorare per forza, perché se no poi alla lunga questi punti persi anche qui stasera, e comunque io guarderei il bicchiere mezzo pieno, perché se noi andiamo ad analizzare la partita, il Giaveno al primo set era avanti di 8 punti, era avanti, l'abbiamo presa per i capelli per sé, l'abbiamo presa, perciò non è che ci sia molto da recriminare. Certo, se uno parla, vinci 2-0, poi perdi 3-2, allora sì, però se vai ad analizzare e